tornati nella mia cucina, ho pensato per voi ad una ricettina per oggi molto molto facile, abbastanza semplice, un po' lunga come processi di lievitazione, ma non è un problema perché vi assicuro che pagherà assolutamente la fatica. È perfetta per quando magari si va in spiaggia, si fa un picnic con gli amici e adesso che è estate, comunque il tempo ce lo permette, è bello uscire di casa e magari portarsi qualcosa da mangiare di veloce, pratico, che insomma non ci occupi troppo tempo per prepararlo. Allora, prepariamo la focaccia con i pomodorini. Infatti ho qui i miei pomodorini picadilli e vi consiglio di scegliere la tipologia che preferite, basta che siano piccoli e non quelli da insalata, diciamo, quindi potete scegliere i ciliegini, i picadilli, insomma... Fate voi, io vi do gli ingredienti base per prepararla e dividerò il video diciamo in due manche, nel senso che nella prima fase bisogna preparare diciamo un impastino lievitato che poi andrà rigenerato, ma vabbè ve la racconto facile durante la ricetta. Vediamo insieme gli ingredienti necessari. Avrete bisogno di farina 00 e manitoba, qui li ho già setacciati insieme, lievito madre in polvere o lievito di birra e zucchero, acqua, sale grosso, sale fino, olio extravergine d'oliva buono e pomodorini, come vi dicevo prima. Come vedete gli ingredienti sono proprio basici, cioè non c'è niente di complesso, però la preparazione ha bisogno di un paio di dritte che vi darò adesso in maniera molto rapida. Io utilizzerò come sempre la mia impastatrice, però voi potete anche fare tutto a mano, non è un problema. Io non lo dico mai, però insomma credo sia scontato. Mettiamo qui dentro un paio di cucchiaini di farina, un paio un po' abbondante, quindi mettiamone circa... 4 cucchiai di farina, come vi ho detto prima, mischiata, manitoba e 00. Il lievito con lo zucchero, questo è il lievito madre secco che trovate da Lidl, però potete usare anche il lievito di birra, vi lascio gli ingredienti della mia ricetta qui sotto nell'info box e poi sul blog trovate la stessa ricetta con tutto il procedimento completo e ovviamente anche la variante con il lievito di birra. Acqua, meglio se tiepida o comunque a temperatura ambiente. Metto nella planetaria e lo lavoro finché non ottengo un panettino che poi facciamo lievitare per circa un'oretta, insomma più tempo lo fate lievitare meglio è, come sempre, però un'oretta è il minimo sindacabile. Se non riuscite e l'acqua è un po' troppo poca potete aggiungerne un po', ma mi raccomando non è l'impasto finale, quindi anche se è un po' molle, un po' liquido non è un problema, comunque ve lo faccio vedere. Dopo un'oretta di lievitazione il risultato è questo, ovvero un composto lievitato e abbastanza appiccicaticcio. Ora aggiungiamo un pizzico di sale, abbastanza abbondante, ma non troppo, un cucchiaio d'olio, l'acqua, che bell'effetto, poi il restante della farina, quindi tutto quello che avevamo lasciato da parte prima. Facciamo lavorare la planetaria finché non otterremo un panetto liscio e omogeneo. Se necessario aggiustate di farina, meglio se manitoba, e di acqua, giusto per renderlo appunto un panetto classico, quindi niente di strano e trascendentale. Metto ad impastare, una volta impastato faccio lievitare per un'altra mezz'oretta coperto finché appunto non si sarà raddoppiato di volume. L'impasto lievitato per una mezz'oretta e come potete vedere, vabbè adesso lo sto schiacciando, è bello, si stacca facilmente diciamo, quindi non è più appiccicoso per intenderci. A questo punto prendiamo una teglia, meglio se rettangolare, mettiamo un goccio d'olio, qui ho preparato un'emulsione con acqua, olio e sale e utilizziamo proprio questa, ne mettiamo un pochino sul fondo della teglia. In questo modo darà sapore e non solo, aiuterà a non appiccicare la focaccia sulla teglia. A questo punto mettiamo l'impasto direttamente qui dentro e lo lavoriamo con le mani fino a stenderlo per tutta la superficie della teglia. È molto elastico, quindi non si dovrebbe assolutamente rompere, fate attenzione a non romperlo. Stesso l'impasto, come vedete si è messo abbastanza uniforme, l'ho messo abbastanza uniformemente in tutta la teglia, tende un attimino a ritirarsi ma è normale e non preoccupatevi. Prendete ancora l'emulsione e con un pennellino la spennellate in maniera abbastanza generosa ma senza appunto esagerare
sopra tutta la focaccina. Questa dovrà, focaccina, che poi è abbastanza grossa, focaccina mica tanto, questa dovrà riposare, diciamo, lievitare un'altra ventina di minuti per ottenere appunto l'effetto migliore, e considerate che più lo fate lievitare più sarà leggero, digeribile, insomma. Lo sapete anche voi meglio di me, non serve che vi faccio una lezione sulla digeribilità della focaccia. Allora, perfetto, direi che ci siamo. A questo punto ho messo l'olio e con le dita leggermente pizzico la superficie della focaccia. Poi la metto a lievitare per una trentina di minuti massimo, non di più. Quindi pizzicate. La focaccia ha lievitato per un'altra ventina di minuti e, come vedete, l'olio si è andato a mettere in tutte le cunette ed è perfetto così, lo volevamo come effetto. Adesso prendo i pomodorini e faccio una leggera pressione e ce li schiaccio. Non sarà difficile, proprio perché essendo lievitato l'impasto è molto morbido e quindi scendono con facilità. Non tagliateli troppo sottile, semplicemente perché poi magari non cuociono abbastanza. E faccio così e la riempio tutta. A questo punto prendo un po' di sale grosso e lo metto proprio così a pioggia, ma non su tutta la focaccia, giusto per intenderci. Tanto poi lo sistemo, perché adesso questa cuoce a 230-240 gradi, insomma valutate in base alla potenza del vostro forno. Nel mio il massimo è 230 gradi, va bene comunque, se potete farlo a 240 ancora meglio. Lo fate cuocere in forno appunto già caldo per una mezz'oretta, insomma dovete un attimino vedere quando sopra inizia bene a dorarsi e si è gonfiata e tutto il resto. Poi con la miscela avanzata, l'emulsione di olio, acqua e sale, andiamo a rispennellarla una volta tolta dal forno. Poi riposerà per una decina di minuti e potete servirla sia calda che fredda, quindi in forno, e poi ci vediamo insieme per l'assaggio. Dopo 25 minuti la focaccia è pronta, l'ho tolta dal forno, l'ho spennellata leggermente con un po' di quella soluzione di olio, acqua e sale, e adesso è pronta appunto, e devo dire che l'ho decorata con un po' di dragoncello perché gli dà quella nota balsamica che a me piace un sacco, e poi gli dà un tocco di verde che ci sta sempre bene. Adesso la tagliamo e la assaggiamo insieme. Cioè, l'assaggio da sola, però voi potete assistere e vedere. Allora, come potete sentire, sopra è molto croccante, però vi assicuro che dentro rimane comunque morbidina. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete? Dentro è bella morbida e bella lievitata, e fuori è croccante, proprio come se voi l'aveste comprata, insomma. Taglio a metà. Beh, direi che per essere fatta in casa ci sta, è uscita carina, morbida, insomma c'ha tutte le caratteristiche, tutte le carte in regola, ragazzi, perché i pomodorini freschi è buonissima, soprattutto d'estate, che ci sta un sacco. Assaggiamola. Ci sono i pomodorini dolci, è top, è davvero buona. Provatela, perché dovete fidarvi sulla parola. Finché non la provate dovete fidarvi di me. Provatela, fatemi sapere qui sotto se l'avete fatta con i pomodorini, se ci avete messo sopra qualcos'altro, che ne so, peperoni, patate, no? Fatemi sapere la vostra variante. Lasciatemi tanti pollici in su se la ricetta vi è piaciuta, gli ingredienti sono scritti qui sotto e sul blog trovate come sempre la ricetta completa. Io spero di avervi tenuto compagnia in queste giornate calde calde e con questa focaccia di avervi dato un'idea sfiziosa e golosa in più per le vostre giornate. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!